Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Allora, Pietro Bisanti on the road, Fiat Uno GPL, direzione Romagnese, dopo aver preso il nostro fedelissimo Thor, così mia sorella può farsi altri 3 giorni di vacanza. Io sto 3 giorni con Thor. Per le male lingue, Thor è assicurato al sedile con una cintura di sicurezza e la pettorina, cintura di sicurezza per cani, quindi andate a farvi fottere. Per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale materia all'assenza di un professore iscritto all'albo. Se volete quindi una consulenza per muovervi nella vostra vita quotidiana e risparmiare spesso migliaia di euro di avvocati, info@pietrobisanti.it, WhatsApp 340-788-1174. Nelle note di questo video trovate i link ai miei canali ufficiali Telegram, iscrivetevi se volete. Le giornate igieniste cosa sono? Degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove spero dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Prossima data, 22 settembre a Milano. Se volete iscrivervi, giornate igieniste @pietrobisanti.it, tutto attaccato, al medesimo indirizzo potete mandare una richiesta. Se volete invece una giornata igienista, diciamo una consulenza igienista per videochiamata personalizzata per voi, dove vi spiegherò esattamente quello che spiego alle giornate igieniste, con in più la possibilità di dialogare molto di più. Non chiedetemi consulenze di carattere medico o dietistico perché non ve le posso fare, ma i concetti da spiegare sono tanti, meravigliosi e secondo me utilissimi. Sono secondo me cose che cambiano la vita. Allora, detto tutto, perfetto, ed ora a bomba! Allora, a scanso di equivoci che poi la gente si sente chiamata in causa, eccetera, questo video è un video che non fa riferimento a nessuno in particolare, ma fa una mia faccio una disamina personale su quello che vedo diffuso. Allora, vedo molti medici che hanno creato il business perfetto attraverso quella che è definita la disintossicazione dal siero magico. Allora, nessuno sa che cosa ci sia dentro il siero magico, nessuno sa se tutte le persone inoculate abbiano ricevuto la stessa tipologia di siero magico, e per tipologia intendo lo stesso schifo che io ritengo ci sia lì dentro. Partite da un assunto, che noi non sappiamo niente. Vi mettono una etichetta e vi dicono: in questa fiala c'è M punto, in quell'altra fiala c'è A punto, in quell'altra fiala c'è JJ punto, in quell'altra fiala c'è quale cazzo era ancora l'altro nome che non mi ricordo più, comunque il P puntato. Quindi P puntato, M puntato, JJ puntato, A puntato, poi l'A puntato, dopo la morte di chi sapete voi, è stato ritirato dal mercato, insomma alla fine è stato ritirato. Ma alla fine, all'interno di tutte queste fiale, noi non sappiamo che cazzo ci sia. Potrebbe esserci la stessa cosa con nome diverso, e anche con nome diverso possono aver messo in alcune fiale qualcosa, in altre, che ne sapete voi? E allora io mi chiedo come si faccia ad avere l'ardire, come fanno tanti medici, di mettere il sangue, ormai ci sono video dappertutto su internet, no? Del vetrino col sangue, e fanno vedere il sangue, fanno vedere i globuli rossi, tutti che si aggregano fra di loro, e poi ognuno vi dà la sua soluzione. Soluzione che non è mai gratis, cioè il gratis non esiste.
E io mi chiedo, ed è una domanda retorica, ma quanti cazzo di soldi girano? Quanti cazzo di soldi girano dietro a sta cosa? Quando hai a che fare con una persona spaventata, il risultato è garantito, cioè l'introito è garantito. E allora io mi pongo delle domande. Io qui non sto a dire, allora, fare denaro non è un peccato, io lo continuo a dire all'infinito. Fare denaro travestendosi da benefattori è, quello è un peccato, sì. Secondo me fare denaro quando ti travesti da benefattore e ti riempi la bocca nel aiuto, 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 salvo vite, aiuto, quello diventa un problema. Se invece tu dici, io faccio il medico, voglio fare il medico per guadagnare soldi, faccio il medico per guadagnare soldi, ho trovato, ritengo di aver trovato un metodo per disintossicare la gente dal punturino e mi faccio profumatamente pagare. Bene. Io a questa persona non posso fare altro che portargli del rispetto, perlomeno per la coerenza, perlomeno per l'onestà intellettuale. Quando invece siamo circondati da gente che dice venite da me che vi salvo la vita e poi vi salvo la vita a pagamento, a me queste cose non stanno bene. Io tutte le volte che faccio consulenze, ne ho fatta un'altra oggi, a una signora che mi chiama gli ho detto, signora, se quello che lei mi andrà a chiedere si esplicherà e finirà in un consiglio che le devo dare al volo, glielo do gratis. Se questo mi costerà del tempo, della fatica, del dover analizzare, mi pagherà. Poi c'è gente che se ne approfitta, perché mi dice sì sì no, solo un consiglio, e poi mi racconta la storia della sua vita. Io non sono obbligato ad aiutare nessuno, io aiuto gratis chi ritengo di voler aiutare gratis, sono io che decido, non sono gli altri che mi dicono quello che devo fare. Però cerco sempre di avere onestà intellettuale, io non sono il salvatore del mondo, io a volte e molto spesso mi sono speso gratis per situazioni che meritavano, ma l'ho deciso io e non mi ergo a salvatore della patria. E allora io continuo a chiedermi, ma quanti cazzo di soldi girano intorno a un concetto secondo me sbagliato all'origine? Ma bisogna essere medici per capire che una volta che tu hai anche disintossicato il sangue da il grafene o da altre cose, io non sono neanche poi così certo della esistenza di questo grafene, ma una volta che tu hai, sono sempre pronto a essere smentito naturalmente, io sono sempre pronto a tornare sui miei passi davanti all'evidenza, ma quello che io mi chiedo alla fine è, ma come si fa a pensare di disintossicare il sangue di un essere umano? Cioè nel momento in cui io mi inoculano qualcosa e dai capillari attraverso il sistema venoso viene portato poi nuovamente in circolo, attraverso il sistema arterioso poi riportato in circolo, verso il cuore, poi verso il circolo. Ma come si fa a pensare che un qualcosa che arriva fino ai capillari e poi entra dappertutto negli organi, eccetera, si possa sistemare disintossicando il sangue? Ditemelo voi, perché io non lo capisco. Io sono sempre stato, facendo un inciso, un escorso, sono sempre stato sospettoso della disintossicazione. Cioè, un conto è cadere in una vasca di mercurio, e allora lì dico, cazzo, vabbè, coi chelanti chimici ci giochiamo il tutto e per tutto. Ma io sono sempre restato molto sospettoso della disintossicazione esagerata, sono sempre sospettoso dei clisteri, non mi piace l'idroncoloterapia, non mi piacciono, guardo con sospetto anche le terapie a ozono, l'ozonoterapia, insomma io guardo con sospetto la zeolite. Figuratevi se non guardo con sospetto terapie volte alla purificazione del sangue nel caso dei punturati a botta di centinaia di euro. Dal mio punto di vista,
E quello che un po' mi fa poi incazzare di questi medici è che vorrei vedere quanti di questi medici prendono la pecunia per asseritamente andare a disintossicare il sangue da un ipotetico grafene e non solo, e poi quanti dicono alle persone: signori, voi dovete avere uno stile di vita impeccabile, perché il lavoro principale di disintossicazione lo fa il corpo. È il corpo che comanda la disintossicazione, è il corpo che riconosce le sostanze strane e cerca di buttarle fuori. Se è impegnato a digerire la pasta alla matriciana tutti i giorni, con quali residue forze potrà andare a fare le pulizie di primavera? Non le farà mai. E allora, signori, voi potete continuare a pensare che le disintossicazioni forti abbiano un senso solo in una maniera, in stati emergenziali, ma poi bisogna mettere il corpo nella condizione di disintossicarsi. E vi dirò di più: dal mio punto di vista le disintossicazioni migliori sono proprio quelle gestite dal corpo in maniera autoreferenziale, e quelle in maniera dolce, in maniera graduale, in maniera millimetrica, giorno dopo giorno, ma inesorabile al tempo stesso. Ditemi voi quanti cazzo di soldi girano intorno alla disintossicazione, non solo del coglionavirus, ma in generale. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.